Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore. Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori. Partiamo dall'Inter, direttore. Cosa ti è piaciuto di più? Che partita è stata? Che cosa ha raccontato? È stata una nuova, bella prestazione dell'Inter, che non è dato la nona vittoria consecutiva dall'inizio dell'anno. Non ha mai perso né pareggiato tra campionato e impegno in Champions League. È stata una prestazione vigorosa, grintosa contro una grande squadra, quella dell'Atletico Madrid. Nessuno si illude che la gara di ritorno del 13 marzo al Civitas Metropolitano sarà una passeggiata di salute, tutt'altro. Però presentarsi a Madrid con quel gol realizzato da Arnautovic significa partire da una posizione di innegabile vantaggio, comportata, corroborata dalla ottima prestazione della squadra, che ha creato almeno 5 palle gol. Non ricordo una parata impegnativa di Sommer sull'altro versante, e quindi la conferma dello stato di salute dell'Inter, che è eccellente in campionato ed è stato ribadito anche in Champions League. È molto importante perché questa vittoria, come ben sappiamo, alla luce anche delle ultime notizie relative alla nuova Champions League e alla nuova stagione delle Coppe Europee, quella 2024-2025, arrivare primi o secondi al termine di questa stagione nel ranking UEFA significa avere una squadra in più nella prossima edizione della Champions League. Ma c'è anche una combinazione che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe consentire di iscrivere un numero superiore di squadre, e quindi tutto questo non fa altro che alimentare la forza delle squadre italiane, perché questo in primis quella dell'Inter. Adesso ovviamente ci auguriamo che il Napoli possa ripetere il risultato positivo dei nerazzurri, perché sappiamo bene come al ranking UEFA concorrano i risultati di tutte le formazioni impegnate nelle attuali tre competizioni UEFA. Per Thuram dovrebbe essere, forse, ultime notizie che arrivano, un'elongazione, e quindi poi capiremo anche un pochettino i tempi di recupero quali potrebbero essere. Di certo, insomma, poi quando giochi tante partite, ma dovrebbero bastare 20 giorni, quindi magari tra tutto compreso, esagerando, un mesetto e ritornerebbe al centro dell'attacco. Ecco, forse questa potrebbe essere l'unica nota stonata, detto che poi Arnautovic, al di là del gol divorato, poi è stato decisivo con il suo gol, che Sanchez mi sembra essere entrato bene nei meccanismi. Forse, ecco, l'unica cosa che avrà pensato Marotta quando si fregava le mani, no? Guardando una squadra quasi perfetta, è che quella perfezione poteva essere raggiunta con un'altra operazione lì in attacco per far rifiatare qualcuno e per non abbassare l'indice di pericolosità. Detto che poi c'è un Lautaro strepitoso che continua veramente a trascinare la squadra, anche su di lui che si sta appoggiando l'Inter, o è più Inzaghi il deus ex machina di questa squadra, direttore, che sembra avere un passo importante? È uno sforzo collettivo, premia l'impegno dei giocatori, la sagata di Inzaghi, che ancora una volta ha effettuato i cambi decisivi, il primo di protocollo al termine del primo tempo a causa dell'infortunio di Thuram, ma poi nella ripresa con gli inserimenti degli altri giocatori che ha deciso il tecnico nero-azzurro, e mi riferisco ovviamente a Dumfries per Darmian, Carlos Augusto per Di Marco, Frattesi per Mkhitaryan e poi alla fine Sanchez per Lautaro, che era esausto dopo una partita caratterizzata da un impegno continuativo e costante. E io credo che tutto questo sia il risultato, ricordiamo, siamo alla terza stagione consecutiva di Inzaghi, che ha vinto 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe di Lega, ha riportato la squadra in finale di Champions League dopo un'assenza di 13 anni nel 2023, e anche dal punto di vista squisitamente pecuniario e del bilancio, aspetto particolarmente importante visto che il 20 maggio si avvicina e questa è la data entro la quale Suning deve restituire ad Oaktree il prestito erogato nel 2021 di 285 milioni di euro, che con gli interessi è arrivato a circa 370 milioni di euro attualmente. Ebbene, durante la gestione di Inzaghi, sinora la società neroazzurra ha potuto contare su introiti tra campionato e Champions League oscillanti attorno ai 280 milioni di euro. Anche questo è un merito assoluto di Inzaghi.
Questo per quanto riguarda l'Inter, ci sono veramente tanti temi oggi, allora io li affronto con un certo ritmo, intanto ovviamente non perderò d'occhio i vostri messaggi, le vostre domande al direttore che tra poco condividerò insieme a lui. Direttore, dicevamo del Napoli che questa sera deve battere il Barcellona, non sarebbero contenti i tifosi della Juventus, ma questa è un'altra storia per una questione legata chiaramente alla partecipazione di una squadra o dell'altra al Mondiale per Club, però anche qui invece sarebbero contenti, contentissimi i tifosi del Napoli e anche evidentemente il presidente, insomma, De Laurentiis, il quale ha fatto un ulteriore cambio e sulla panchina adesso c'è Calzona che, devo dire, ieri si è presentato, secondo me, molto bene in conferenza stampa, direttore. Non ha tradito l'emozione, o meglio, l'ha raccontata l'emozione, ma è come se l'avesse chiusa in un cassetto e fosse determinato a fare bene anche con il Napoli. E lui, abbiamo visto, è abbastanza diventato esperto in miracoli, no? Quale può essere il miracolo che Calzona può regalare a Napoli, direttore? Intanto superare il turno di finale, sebbene l'avversario, nonostante questo non sia il Barcellona degli anni ruggenti, ma è sempre il Barcellona, e quindi l'ostacolo è arduo da scavalcare, ma bisogna capire se queste poche ore alla guida della formazione partenopea abbiano consentito a Calzona di trovare la chiave per affrontare l'ostacolo Barcellona nel modo migliore. È chiaro che si tratti della carta della disperazione giocata da De Laurentiis, perché qui bisogna ricordare ancora una volta, sebbene sia alquanto doloroso per i tifosi partenopei, come 7 mesi fa ci fosse un Napoli campione d'Italia applaudito da tutti, e 7 mesi dopo ci sia un Napoli che sconta 27 punti di distacco dalla capolista, Inter, e che l'anno scorso, a questo punto del campionato, di punti ne aveva 65. Tutto questo non è frutto di un castigo divino o di una congiuntura astrale negativa, è frutto di scelte che sono rivelate profondamente sbagliate. Mamma mia. Anche a me Calzone è piaciuto perché si è presentato con molto pragmatismo quando ha Esatto. detto le parole non contano, contano i fatti, e vedremo già dall'impegno con il Barcellona. Fermo restando il fatto che questa soluzione del doppio incarico costringerà, obbligherà ovviamente Calzona ad un super lavoro, perché la Federazione di Bratislava è stata molto chiara, ufficializzando l'autorizzazione che ha concesso al suo commissario tecnico, protagonista di un'impresa storica per il calcio slovacco, la prima qualificazione alla fase finale degli europei. Ebbene, ha raccomandato a Calzona di essere comunque sempre disponibile per tutti gli impegni che la Slovacchia affronterà da qui all'inizio dell'europeo, a cominciare dalle 2 partite amichevoli in programma in marzo. Ma dovrà anche assolvere agli impegni di comunicazione, essere presente alle conferenze stampa richieste dalla stessa federazione. Insomma, si annuncia un periodo particolarmente intenso, ma credo che Calzona non veda l'ora di cominciare questa sera ad allenare il Napoli in una competizione così importante e così prestigiosa qual è la Champions League. Dopodiché, come sempre, le fortune e le sfortune di un tecnico sono determinate dai risultati che consegue. Peraltro, mentre De Laurentiis voleva il ritiro, Calzona ha detto no, non serve a nulla, anche questa mi è piaciuta molto come decisione, direttore, mentre Addio avrebbe fatto, con tutto l'affetto che si prova comunque verso un presidente che ha dei meriti eccezionali, però poi bisogna raccontare anche i demeriti, sarebbe stato un altro errore, un'altra decisione un po' No, anacronistica, dai, direttore, non è io quello penso che il tuo il punto. aggettivo sia più che mai appropriato. Come fai a portare la squadra nel ritiro se il nuovo allenatore decide determinate regole di comportamento e determinate procedure? Bisogna rispettare ciò che l'allenatore ha stabilito, altrimenti ripiombiamo nel periodo purtroppo sfortunato di Garcia con le presenze a Castelvolturno piuttosto che le irruzioni negli spogliatoi che hanno caratterizzato anche le ultime battute della gestione Mazzarri, al quale, permettimi Vincenzo, va tutta la nostra simpatia, perché io ritengo che, essendo stato dichiarato ufficialmente dal presidente del Napoli amico di famiglia e del Napoli, non meritava di essere trattato come è stato trattato lunedì, guida all'allenamento del Napoli in serata, a prendere di essere stato esonerato. Non mi pare che sia stato il congedo migliore che un uomo e un allenatore, un professionista del calibro di Mazzarri, che ha cercato in tutti i modi di rimettere in carreggiata il Napoli, potesse meritare. Non ci sarà invece, insieme a Calzona, un certo Marechiaro Hamsik, Marek Hamsik, chiamato, ribattezzato Marechiaro, totem assoluto di Napoli. Io condivido molto però la scelta di Hamsik, perché insomma, lui sappiamo è protagonista, anche segue l'Academy Slovacchia, sta anche con la sua famiglia.
E io credo che abbia percepito, intanto che per 3 mesi magari non aveva molto senso abbandonare un progetto per un altro, tanto Calzona può fare tranquillamente da solo, ma credo che più che altro abbia pensato che rischiava di essere un po' il parafulmine della situazione a Napoli, no, direttore? Hai detto bene. Tra l'altro l'esiguità temporale di questa possibile nuova esperienza partenopea, a mio avviso, è stata determinante nella scelta di Hamsik di non intraprenderla. Vedremo che cosa accadrà alla fine della stagione. Certamente Hamsik è uno dei simboli del grande Napoli, e il legame di affetto che lo lega al club e alla città partenopea è assolutamente di cemento armato, indissolubile. Però è altrettanto vero che in questo momento, come lo stesso Hamsik ha fatto sapere, i suoi interessi in Slovacchia non gli avrebbero consentito di essere un protagonista attivo e partecipe dell'esperienza di Calzona. Penso che la sua decisione sia stata alquanto saggia. Decisione presa dal Bayern Monaco e da Tuchel, a fine stagione si saluteranno. Insomma, era abbastanza chiaro che, non dico che volavano stracci, ma probabilmente anche, ma soprattutto non c'era buon feeling neanche con lo staff di Tuchel e la squadra, ergo non si cambia in corso d'opera, ma si cambierà a fine stagione. Si era parlato di Antonio Conte per la panchina del Bayern Monaco, però insomma penso che le fonti che ci raccontano di un Bayern più magari indicizzato verso Flick mi convincono di più. Secondo te quale potrebbe essere la scelta del Bayern Monaco, ma soprattutto... vogliamo fare anche un po' un profilo, direttore, di Tuchel, che è un allenatore secondo me molto molto bravo, ma il suo carattere gli mette molto il bastone tra le ruote nella crescita che deve fare ancora. Beh, sai, comunque stiamo parlando di uno dei migliori tecnici di circolazione, anche qui vale la regola che abbiamo poc'anzi, alla quale abbiamo poc'anzi accennato, ovvero i risultati, quegli 8 punti di distacco che in questo momento il Bayern accusa nella classifica della Bundesliga rispetto allo strepitoso Bayer Leverkusen, sono evidentemente la spada di Damocle sulla testa di Tuchel, al punto che il Bayern ha già fatto sapere che a fine stagione ci sarà un nuovo cambio, e non è usuale che la società bavarese cambi così spesso la propria guida tecnica. Però stiamo parlando il valore assoluto di Tuchel, non ha bisogno di essere rimarcato sia nelle esperienze che lui ha vissuto partendo dal Magonza, passando al Borussia, poi al Paris Saint Germain, poi al Chelsea e infine dal 24 marzo dell'anno scorso al Bayern di Monaco. Quindi è evidente che in questo momento il Bayern paghi anche una crisi di rendimento dei suoi giocatori. Però stiamo parlando di un tecnico che in Germania ha vinto la Coppa con il Borussia, in Francia ha vinto 2 campionati, 2 supercoppe francesi, una Coppa di Francia, una Coppa di Lega con il Paris. In Germania ha vinto il campionato tedesco 2022-2023, ha vinto una Champions League con il Chelsea, una Supercoppa con il Chelsea, una Coppa del Mondo per club con il Chelsea. Insomma, è un signor allenatore. Anche allenatori di questo calibro nell'arco della loro carriera possono vivere momenti delicati e difficili, qual è quello attuale. Però tutto questo, indipendentemente dalla fine del rapporto con il Bayern, che verrà sancito a fine stagione, non intacca il valore assoluto di Tuchel, che certamente in futuro troverà nuove opportunità per ribadire il suo valore assoluto. Conte, te lo immagini su una panchina del Bayern Monaco, te lo immagini ancora in Italia? Ti suggerisco magari il nome della Roma, pur sapendo che il suo sogno è la Juventus, ma la Juventus probabilmente in questo momento c'è ancora un po' da aspettare prima di capire e decifrare il futuro tecnico o l'attuale tecnico se andrà avanti? Sai, Conte è uno dei nomi eccellenti del mercato allenatori 2024. E il fatto stesso che dalla Germania in queste ultime ore siano arrivate quelle indiscrezioni, quelle ipotesi, nello stato attuale si parla di ipotesi, di congetture, ma non di una scelta già fatta dal Bayern, testimonia la grande considerazione di cui gode l'allenatore italiano anche in campo internazionale. Però io ritengo che in questo momento nessuna scelta sia stata fatta da Conte, che alla finestra aveva detto, e essendo un uomo di parola ha mantenuto l'impegno prima di tutto con se stesso, che sarebbe preso un anno sabbatico dopo l'esperienza al Tottenham, e così è. Vedremo anche come si evolverà la situazione di diversi allenatori dei club italiani alla fine della stagione. E vedremo, perché secondo me ci sarà veramente un bel giro di panchine, anche perché poi ci sarà l'ennesimo cambio anche sulla panchina del Napoli. Lì credo che Conte non difficilmente ci sarà. Poi del resto, direttore, quanto è importante
per il Napoli battere il Barcellona, al di là dei discorsi anche per il mondiale, per il club eccetera, ma nella scelta tecnica del prossimo anno? Perché un Napoli fuori dalle coppe, che in questo momento, se la media punti resta questo, lo rischierebbe, perché davanti non è soltanto una questione di rimontare posizioni, ma di rimontarlo a squadre che sembrano in ottima condizione, in ottima forma e ben quadrate. Ma un Napoli fuori dalle coppe, a parte che è sconvolgente dopo che ha vinto lo scudetto come l'ha vinto l'anno scorso, potrebbe in qualche modo penalizzare la scelta dell'allenatore, sia per una questione di costi, sia di prospettive e di ambizioni? Beh, hai detto bene, Vincenzo, dipende molto da quale sarà stato il risultato finale ottenuto dal Napoli sia in campionato che sia in Champions League, perché basti rammentare un dato alla luce del nuovo montepremi della prossima Champions League, che per il club ammonterà complessivamente a 2,5 miliardi di euro. Qualificarsi alla prossima Champions League significherà assicurarsi un introito oscillante attorno ai 60 milioni di euro, indipendentemente da come andrà poi la corsa della squadra che sarà qualificata nel girone unico, perché sappiamo bene come si passerà non più dalla formula degli attuali gironi alla formula del girone unico a 36 squadre, con le prime 16 che si qualificheranno agli ottavi di finale dopo aver disputato 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta rispetto agli attuali 6 della fase a gironi, e invece evidentemente con le altre potranno scaturire dai playoff. E quindi è evidente altrettanto che qualificarsi alla Champions League farà la differenza e inciderà in maniera determinante sulle scelte di mercato e anche sulla scelta dell'eventuale nuovo allenatore del Napoli, ma questi sono discorsi futuri, adesso conta solo e soltanto superare l'ostacolo Barcellona. Allora, intanto chiedo a Giorgio Sorani di ascoltare le note audio e poi le sottoponiamo al direttore, al quale sottopongo quest'altra news di giornata. Conoscendo il tuo pensiero, direttore, non so se ti farà piacere oppure no, comunque la interpretiamo insieme, perché può significare tutto e niente, o magari esserci un significato, perché la Serie A incontrerà la Superlega. C'è un programma, un vertice peraltro già annunciato alla riunione di Lega, l'ultima riunione di Lega, tra De Siervo e Rijkaard, quindi l'amministratore delegato delle società 22, era stato preannunciato già nell'ultimo incontro della Lega di Serie A. Il motivo di questo incontro non è stato però chiarito. Al centro dei colloqui ci sarà sicuramente comunque il tema Superlega, visto che ci sarà Bernd Rijkaard. Si tratta di uno dei tanti meeting sicuramente ai quali lo stesso Rijkaard sta partecipando, quindi due sono le cose: o c'è un'apertura o semplicemente è da parte di Rijkaard un bussare alla porta e cercare di capire se ci sono club interessati o se c'è l'appoggio della Lega di Serie A. Come leggi questo incontro, direttore, nelle varie chiavi possibili? Mi stupirei molto se ci fosse l'appoggio della Lega di Serie A, vista la presa di posizione che è stata presa dalla stessa Lega e soprattutto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio in calce alla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Rijkaard, a nome della 22, sta, come tu hai detto, bussando alla porta delle diverse leghe del continente per capire esattamente quali e quante possono essere le squadre interessate a partecipare alla Superlega. Si parla molto di questa Superlega, ma io in questo momento non vedo plotoni e battaglioni di club che siano interessati a partecipare a questa competizione. Vedremo, si tratta di una, evidentemente, siccome c'è anche una questione di cortesia, degli rapporti che la Lega di Serie A intrattiene con tutti, fa benissimo ad ascoltare e ad incontrare Rijkaard. Poi vedremo se questo sia un incontro di pragmatica o se invece da questo incontro scaturiranno novità interessanti. Giorgio, note audio, dai, partiamo con la prima. Buongiorno Francesco da Cosenza, io sono contento ieri per il risultato, poteva andare meglio ma sono contento. Preoccupatissimo per Thuram, perché non è che mi interessa tanto il discorso della Coppa Campioni, perché è un di più. Per il campionato, perché davvero con i panchinari che abbiamo non si va molto lontani. Arnautovic ieri ha svelato troppo, ha sbagliato, e il fatto che è comunque lì pericoloso conta poco, perché l'Inter la pericolosità la crea, quindi là ci sei sempre, devi buttarla dentro, e francamente Arnautovic sembra che abbia i piedi di piombo. È brutto dover diciamo in qualche modo sminuire le capacità tecniche di attaccante. È chiaro che c'è una bella distanza tra Arnautovic e Thuram. Questa differenza, questa distanza, e quindi il dover affidarsi a Sanchez e Arnautovic, può danneggiare un po' l'Inter nella lotta scudetto, o comunque si è messa sufficientemente al sicuro per non rischiare, direttore?
Io comprendo perfettamente l'incontentabilità dei tifosi più appassionati. E questi sono quelli dell'Inter. Siamo l'indomani di una vittoria di grande prestigio, di grande importanza negli ottavi di finale della Champions League, ottenuta da una squadra, l'Inter, che in campionato in 24 giornate, perché deve recuperare la gara con l'Atalanta il 28 febbraio prossimo, ha segnato 59 gol subendone 12. E in questo momento vanta 9 punti di vantaggio sulla seconda e 11 punti di vantaggio sulla terza, per non dire poi sulle quarte, perché qui siamo a 63 punti l'Inter, 45 Atalanta e Bologna. Quindi è evidente che ci sia questa preoccupazione legittima, trattandosi però, come tu hai puntualmente comunicato, di una elongazione, grazie a Dio, quindi si tratterà ovviamente di osservare un periodo di riposo che, considerata l'importanza di Thuram, si impone ovviamente. Ma detto questo, ritengo che l'Inter abbia gli uomini. Il gol che ha segnato Atletico Madrid avrà un effetto molto prezioso dal punto di vista psicologico su Arnautovic, perché è un gol pesantissimo, un gol che vale oro. Quindi perché vietare all'austriaco di continuare lungo questa strada? I grandi attaccanti possono vivere momenti di crisi, ma anche momenti esaltanti, qual è stato quello del gol realizzato ieri sera a Doblak. Quindi credo che la situazione in classifica dell'Inter possa indurre, diciamo, ad un pragmatico ottimismo i suoi più accesi tifosi. Il nostro amico ribatte sorridendo e dice: lo so direttore, ma in quei 59 gol Thuram c'era sempre. Lo so ragazzi, però ho capito. la forza non si può pensare che Thuram non possa incappare in una elongazione, considerata anche la generosità e lo strepitoso impegno atletico che contraddistinguono ogni sua prestazione. Nell'arco di una stagione ci possono essere anche questi momenti, ma grazie a Dio, ripeto, alla luce anche delle notizie che tu ci hai comunicato, non si tratta di un infortunio che comporti una lunga e prolungata assenza. No, infatti, dovrebbe essere più o meno questa la valutazione, quindi contrattura all'adduttore da valutare nei prossimi giorni, però prende consistenza l'idea di un'elongazione per la quale dovrebbero servire 20 giorni, giusto appena, in tempo tra l'altro per il ritorno a Madrid contro l'Atletico, quindi anche questa potrebbe essere una buona notizia. Direttore, prima di salutarci io però voglio parlare di un campionato nel campionato che stanno facendo due realtà, una già conosciuta, l'altra che si sta facendo conoscere, due allenatori, uno che già ampiamente conosciuto, molto snobbato anche per la verità rispetto a quello che sta facendo vedere, l'altro che sta venendo alle luci della ribalta forse più del primo, che magari ha scritto da più tempo pagine importanti. Parlo naturalmente di Atalanta e Bologna, che stanno facendo un campionato nel campionato bellissimo, questa lotta tra due. Ma guarda, è una meraviglia il campionato sia dell'Atalanta sia del Bologna. Peraltro all'orizzonte tra non molto ci sarà anche uno scontro diretto tra la formazione bergamasca e quella rossoblu. L'Atalanta ha infilato una serie positiva strepitosa nelle ultime 13 partite disputate tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, all'indomani di quel 3-0 che partì il 4 dicembre a Torino e che sembrava avere frustrato le ambizioni dei bergamaschi. Invece 11 vittorie, un pareggio, una sola sconfitta, peraltro proprio al Dall'Ara contro il Bologna, 36 gol segnati, 9 gol subiti. E il Bologna sta marciando ad una andatura senza precedenti rispetto agli ultimi anni, alle ultime stagioni rossoblu, grazie alla bravura di Motta, grazie a Zirkzee, ma grazie alla forza di un collettivo che gioca un gran bel calcio. Quindi questo è un atto di orgoglio per Gasperini e per Motta e per il calcio italiano, perché l'ideale sarebbe che sia l'una sia l'altra squadra partecipassero alla prossima Champions League, se ci dovesse essere la quinta possibilità alla quale abbiamo accennato. Però davvero da Bergamo e da Bologna stanno arrivando segnali importanti, e non è un caso, per quanto concerne la società Felsinea, che un signore a nome Giovanni Sartori, che è stato fondamentale nell'escalation dell'Atalanta, sia, anche se disdegni le luci della ribalta, sappiamo benissimo quale sia lo stile sobrio di questo grande, strepitoso dirigente, sia uno degli artefici massimi del boom bolognese. Direttore Iacobelli, è sempre un piacere, un abbraccio grande, ci ritroviamo mercoledì prossimo.